Allora, buonasera a tutti, grazie di essere venuti oggi qui al Teatro Comunale di Iello Calabro per essere presente a questo spettacolo di beneficenza che si chiama A Marietta le trema la gamba, portato in scena dall'Orchestra del Titanic, compagnia teatrale. Vi ringraziamo davvero tanto perché questa diciamo, vostra presenza qui non è casuale. Noi volevamo, anzi, le ideatrici sono due, sono Stefania Cello e Marianna Buono, che è qui alla mia destra, che è la valletta, possiamo dire, mi sostituisce come la Hunziker, non lo so. Comunque, sei la presenza femminile che allieterà, insomma, la scena questa sera. Lo facciamo perché? Perché l'incasso, l'intero incasso sarà devoluto al reparto oncologico pediatrico dell'ospedale Annunziata di Cosenza. Il biglietto o il contributo è costato 5 euro, qualcuno di voi avrà dato di più, ma sapete che questo incasso andrà interamente ai bambini e alle attività dei bambini dell'ospedale Annunziata di Cosenza. Diciamo anche un'altra cosa, in fondo alla sala c'è una tela donataci da Elda Longo, che molti di voi conoscono, che è un artista, e i bambini insieme alle nostre Fatine, Trilli e Minni lo disegneranno. La disegneranno perché questa tela sarà donata sempre al reparto pediatrico dell'ospedale di Cosenza, l'Annunziata, come segno della vostra presenza qua. Ma non solo i bambini, anche gli adulti, perché gli adulti a fine serata, non andate via, uno per uno firmeranno con un pennarello la tela e sarà il vostro dono che farete all'ospedale pediatrico, dico, al reparto pediatrico dell'ospedale Annunziata di Cosenza. Quindi i bambini disegneranno e a voi invece toccherà il compito di firmare e dire siamo stati qui, abbiamo contribuito con la nostra presenza e col contributo del biglietto. Adesso però devo passare ovviamente la parola alla mia bellissima valletta perché dovrà fare dei ringraziamenti d'obbligo. Quindi io vi ringrazio, sono Riccardo Cristiano, non l'ho detto, sono stato un po' maleducato, va bene, non fa niente. Grazie. Allora, innanzitutto come non ringraziare il mio compagno di viaggio Riccardo Cristiano, partiamo da qui perché senza di lui ovviamente questo non era possibile. Grazie a lui e grazie anche a Liberi.tv, cioè tutto quello che verrà proiettato questa sera verrà poi visto su sito www.liberi.tv da lunedì in poi, dal 22 di ottobre. Detto ciò, devo presentare, oddio, devo comunque ringraziare il sindaco Franco Iacucci, sempre presente, perché se siamo qui è grazie a lui che non ha voluto nessun tipo di contributo, nessun tipo di autorizzazione, non ci ha fatto fare nessuna vicenda burocratica, niente di tutto ciò, ci ha dato libero arbitrio e oltre a questo ha dato anche la possibilità ai ragazzi del servizio civile di contribuire. Infatti volevo ringraziare i ragazzi del servizio civile di Aiello Calabro e le prologo presenti questa sera, quelle di Belmonte Calabro, San Pietro in Amantea e ovviamente quelle di Aiello. Detto ciò, volevo ringraziare anche Rosario Bernardo perché tra poco vedrete delle creazioni fatte interamente a mano e le ha fatte quest'artista. Infatti dopo vorrei che metterebbe la firma per primo, non so se è qui in sala, se si vuole alzare un saluto. Ecco, è qui, è doveroso. Passata a lui. Ciao.
capisce più da voi. Ah, Toto, diciamo una cosa, ma tu ti credi che io sia una fessa? No. Ah, no, perché chi sta per le tue cose, i soldi, chi sta combinando? La gente. Non vogliamo far sperare mai, io c'è dentro un'altra, voglio rimanere fedele alla sì. E certo, perché cura sì, in tutta Italia ci siamo rimasti solo Roma, no? Toto? Ah sì, pure ne si sta chiù, ah sì, bevi, non mi pia per fissa, dicemi con chi mi stavi parlando. Con noi. Toto? Senti qua, non è possibile che tu stavi parlando con uno di quel Fender che ti voglia appalassare? Senti, lo sai perché? Perché? Perché non telefono un lato! Come un lato? Ma che è successo? Chi è chiesto? Chi è chiesto? Chi è chiesto, no? Chi sa ciò chi sta morrando, non mi sa buona sta parte. Usa quante soldi abbiamo speso a scura, eh? Se davvero un ci avesse pensato figlia da Salvatore. Salvatore? Sì. E mo non ha messo male con un cravattato, credo chissà che ha combinato uno. Ma ammazzo non ha combinato. Ovvio, finisce, non ha combinato niente. Ha fatto. Oh, e finisci, l'ha chiesto una mano. E che c'entra lei nel coso ancora sì, no? Oh, mamma! Tutta la sicurezza si sta chiù! Oh. E comunque, figlia da Salvaturo ha chiesto una mano a un amico suo elettricista per... Per chi? L'ha fatto sta cabina telefonica veloce e l'ha fatta attaccare a chi della vicina! E non la vede! Perché se chissà non ha funzionato manco quando eravamo verdi. E perché?
Perché per computer abbiamo messo la luce. Perché ficticcio? Perché si chiudì? Sì. Ma se devi dirmi passare la luce. E poi sto coso brutto, finiscila. Finiscila, io mi devo... Mi devo... Significa... Lo vedi questo? E chi ne ha un biglietto dopo stare la mattina da mangiare e ricoglia, ti va via una picca di aria. Questo è il biglietto vincente, l'ha sentito tutta la giornata? Paesino della Calabria, Aiello Calabro, io e lì. E mo sa chi te dice? Sì, sta cena nera. Sa chi te dice? Che io, per l'assa, a tutti i grigioielli, i figli, e a chi ruba lo struccone e pranta. Arrivederci! Ma! Ecco! Arriva! Ora! Ma sei a casa tua, chi te dici? Buonasera! La mattina, dottore! E ho potuto affogare! Ma che ti sei rotto, signor mamma? Ma perché... Tu, zio, che cosa? Tutto a posto! Lasciatica! Lasciatica! Ecco qua! Poi, tu fissare in un attimo, Damia, perché io, sono andato troppo spirito, tengo una spettinza che a pompa ti capita, lasciamo così, io però vai. Spettinza quando devo. Vai, ma Camilla, palle, continuate con Damia, lo sa che, perché mentre stava venendo qua, stava camminando, hai visto che le vecchiate, che le pizzotte, non è che si muove da pettore, non è che ti hanno dato fastidio. No, ti voglio dire che è passato che l'amico tuo elettricista che non ha lasciato sta cosa, eh? Ma tu spuni i chiavi da casa a tutti, capito? Comunque. Ma la cara sta schiacciando. Vuoi sta sapere chi mi ha combinato? Comunque, non mi hanno dato fastidio più del solito, eh? No. Anzi, mi hanno donato un buon consiglio per tutta stasera che è armato qua che da quel paese. Non è che con i soldi è da lotteria, ma... I soldi no! I soldi sui mia! Volevo dire, i nostri! E basta! Aspetta! Ma quali soldi e soldi? Tu sai che in basta casa ne fatti tutti su contente! Tu sai invece chi mi hanno consigliato? Mi hanno consigliato! I paparazzi da con Lucio! Ma quale tuo luce tu ci hai pensato io? Ma Sarbaro tozzo tu ci ha pensato! Hai chiamato l'avvocato mia, io che mi ricordo che di becco le bombe mucce che ha di mio cura legge e fa bandone del tetto del poligrafo e oggi capisci che tu stai trovando sempre il fatto papà si caga su e si ricoglia la cazzo. Che finezza, sempre figlia tua. La vantiato sempre tu. O potrei essere bambucà. Serva tu. Ma mio no. Ma mio mi fa raggio che a chi non si ne fuggi tu cucchina. Ma lo sa come sono fatti si cacchi i masco, ma già sono mentre una pensata chi si accantifica tutti i soldi nuovi. Ha ragione, ma chi fa ragione? Ma non mi dico che dice a Don Lucio perché lui ti capisce dei soldi. Senti, viva di una picca caffè pure un altro prima che si fritta. Ah, la tua buccia pure per mia. Ma zio, ti facendo cacchi su. Ma è arrivata la figlia. Tutta a forma. E buttato tutto su mezzo in casa, ci come ti viene da sempre con ti viene una pecca malata in rumo. Poni. Primi, ma che ti sei fatto di capirci? Oi, ma io mi sembra di scialdarlo. Oi, ma e dicami, papà come sta? E risolti, e ti somma. Assunti. Diciami una cosa. Ma a te ti interessa capace che si ricoglia la casa o che si ricoglia i soldi? Certo, ma a me mi interessa che papà torna, ma... Però se non si deve fuggire con quella sciola che hai con mamma Marietta, a stura non è la moricchi, ma perché sono dine forse a donare io e frati, ma con le mani salutare. Buonasera, con le mani salutare. Io e frati, ma a stura, lavorasse, mica nessuno dei due lavora. Come mai? Ma la pezzetta io fa te. O venga fa tempo.
contrabbando di sigarette è un lavoro onesto, secondo lui. Si chiama mercato libero della nicotina. E io che lavoro in questo paese, così fermo economicamente, signor troppo spinto, signor sprecato, che signor troppo avanti. Sì, ma, ma se tu facessi questa maniera, non astura, io se la tratta baccheria. E io. Te la facciano fare i capricci come Dio comanda? No! Io a stura me la perdo un negozio per pettare ugna. Ma davvero? Volisse anche un'altra cosa? Sì, ma io mi sa che te è un mio desiderio da quando ero piccola, a folletto. Ah, a folletto? Ma quando mai ha cominciato tu vai a sentare sopra? Perché tu mi avevi voluto accattare, ma chi è la verità? È proprio lei. È una fera sta casa. Da tu vai a chiedere anche un altro, viene anche un elettricista, carpentiere. Ha dato un party, una festa? Cosa? Un'anima buona! Che sottina cara! Buonasera, Don Lucido! Lucio! Come va? Va bene, va bene! Ma fatela una candidatina ogni tanto, fatevela a messa, magari venite in mattina presto, mi aiutate con gli anziani in oratorio. Ma io ci venisse a puro! E che ce la scegli di mamma, che la mette di mamma mi fa pulita la mattina, mettere la sera. No, no, dai. Sì. Allora venite in mattinata tardi. Ma io ci venissi pure in mattinata tardi, Don Lucido. Lucido. Però, Lucido. Però non c'è forum. Ah, c'è forum. Pomeriggio, mi aiutate con i ragazzi del catechismo, va bene? Pomeriggio proprio no, pomeriggio c'è il news segreto alla televisione. E allora fate una cosa, guarda, venite quando volete, tanto la chiesa è sempre aperta per una ragazza poderosa come voi. Va bene, va bene, sì, grazie, Don Lucio, io me ne vado perché Cristo regni. Cristo regni, magigna, uomini e donne, ciao. Ma va, via, mo me ne vado,
Vediamo se posso scroccare un caffè e fare due chiacchiere in piazza. Bene, state andando? Sì, me ne vado, Don Lucio. Ti lei, accettati in antiforo. Sì, però, non lo so, non ci vado mai alla missa. Dile, accattati in antiforfora. Pusta. E dile di sta zitto. Eppa, se passo. Ci vuole pazienza. Non ce n'è uno che sta prendendo. Ci vuole pazienza, eh. Don Lupia, non ci piace. Guarda, finisco più il caffè. Perché ne parlano tutti il paese. È vero, io faccio il buono, ne parla tutto qua, te lo faccio leggero, che proprio non si vede. Però... meglio così, dai. Dopo quanto zucchero? Uno e mezzo. Uno e mezzo. Bene, grazie. Almeno ogni tanto un peccato, no? Che se non ci risolve. Dono, grazie per essere venuto, perché guarda, sta casa è una piccola fera, che ne giata, che ne esce, giata gente, così mi va, però insomma, lei lo sa che noi siamo persone buone. Assolutamente. Grazie per essere venuto, non appena l'ho mandato a chiamare. Si figuri, certo che sono cose, ditemi pure. Dono. Ditemi. Ma ua! Ma ti sa tutto! Guardalo, sì, il paese è piccolo, e di sapere so, qualcosa lo sa pure, eh sì. Allora, nell'attesa che riprenda lo spettacolo, vorrei che si avvicinasse qui Palma, che in arte si chiama Trilli, però quando va nei reparti oncologici si chiama Trilli, diciamo, ok. Lei questa sera ci vuole dare una sua testimonianza, una lettera scritta da un bambino che purtroppo non c'è più, non ce l'ho fatta. E questa lettera l'ha lasciata la mamma, questo bambino. È una testimonianza molto importante che lei porta in giro. Quindi adesso voglio... ti tengo il microfono, così leggi questa lettera e parleranno le parole... come si chiama? Bambino, Antonio. Allora, questo bambino l'abbiamo conosciuto in oncologia pediatrica, però di Catanzaro. Ma diciamo che Catanzaro, Cosenza, quando sono questi reparti è sempre, insomma, un tutt'uno, diciamo. Questo ragazzino è divenuto un angioletto, ogni tanto succede purtroppo. E lui stesso ha scritto questa lettera a noi volontari, cioè prima ancora, quindi è una testimonianza che abbiamo di... E la mamma naturalmente ci ha dato l'autorizzazione, essendo minorenne, di leggerla in questa occasione. E in tutti questi anni questo bambino è stato, diciamo, il primo a lasciarci una testimonianza così. E infatti, quando è possibile, la leggiamo. Loro mi hanno chiesto di venire a testimoniare e io ho ritenuto che, cioè, più testimonianza di questa non ci poteva essere, quindi vorrei leggervela questa sera. Allora. Ciao, mi chiamo Antonio D'Astoli, ho 12 anni e sono ricoverato nel reparto di ematoncologia pediatrica. Sono già 6 mesi che sono qui. Come ben sapete, è un reparto molto particolare, perché qui facciamo chemioterapia e di conseguenza non possiamo ricevere visite. Questo è un reparto bruttissimo, perché ho visto tanti bambini venire e andare via. I giorni trascorrono lenti ed il tempo non passa mai, sembra si sia fermato. Fuori inizia a fare freddo e il Natale si sta avvicinando. Per me però sarà diverso. Lo trascorrerò sicuramente in queste 4 mura della mia stanza in isolamento. Proprio in questi momenti di tristezza che aspetto con ansia delle persone che mi facciano giocare e distrarre, ecco che vede arrivare le dottoresse del sorriso. Da questo momento tutto per me cambia, infatti iniziamo a colorare, prenderci in giro e scherzare in compagnia. Vi voglio dire, scusate, dove ho preso il segno?
scusate. Vi voglio dire... Allora, vi voglio dire, il volontariato è importantissimo, anzi straordinario. Con i volontari le ore volano via e purtroppo arriva il momento che devono lasciarmi. Questo è un momento bruttissimo. Con questa lettera vorrei con grande gentilezza chiedere un favore. Voi, persone che non avete problemi e che non siete molto impegnati, diventate dei volontari, così renderete i bambini felici e vi assicuro che vi sentirete più gratificati. Vi dico questo perché se foste al mio posto capireste il senso di quello che dico. Io sono un bambino ignorante, ma vi garantisco che tutto quello che ho detto è vero. Concludo con questo messaggio. Grazie Calamita, Flo, Parlantin, Peace and Love e Trilli. Tu non ce la fai, hai già detto, ci hai girato tanto. È un messaggio importante perché quello che fai tu, quello che fate voi, lo ha detto Antonio, è un gesto che non costa nulla, come non costa nulla la presenza. È proprio del nostro tempo che alla fine perdiamo comunque, quindi anzi lì non perdiamo niente, ve lo assicuro. Ed è importante esserci, quindi il lavoro che voi fate, che poi è qualcosa di volontario, è importante perché può dare la felicità per qualche istante, per alcuni mesi, perché i bambini ricoverati in questi reparti, come diceva Antonio, non possono muoversi, non possono uscire, quindi solo chi va a trovarli può fare qualcosa di vero, qualcosa di importante per loro. E voi portate il colore. Non possono nemmeno vedere i parenti, insomma, tranne la mamma e il papà, già sono... Poi diciamo che noi non possiamo nemmeno andare vestiti così, ovviamente, dobbiamo, io dico da astronauta, dico ai bambini perché sono tutta blu, con... però veramente sembra poco, però già il passare un po' di tempo con loro, scherzare, fare un gioco, ma anche soltanto parlare. Vabbè, lui era instancabile, mi ha fatto fare di tutto, decoupage sul vetro io ho mai fatto, meno male che c'è YouTube, grazie chi l'ha inventato, perché sennò veramente... Era un ragazzino che amava fare sculture di tasso, non ti dico, vabbè. Però aveva questa cosa in più degli altri, infatti non stava mai tablet, computer, fa cosa strana per un quasi adolescente, diciamo. Lui voleva fare e non l'ho mai sentito lamentarsi, come non sento mai i bambini lamentarsi, soprattutto in quelle parti, e neanche le mamme. Le mamme con, vabbè, rosari, santi, attaccati dappertutto, però è anche un momento questo in cui ci siamo noi, perché poi impari a conoscerli, perché lì ci stanno un bel po' per fare la terapia. Quindi quando andiamo noi le mamme si fidano e magari vanno a prendere una boccata d'aria, a fumarsi una sigaretta, anche se non si dovrebbe fumare, però vabbè. È anche un momento anche loro per poter uscire un attimo, soprattutto quando sei in isolamento non puoi, e quindi anche per loro è un motivo in più perché poi si fidano e quindi, e niente, non lo so, avvicinatevi al volontariato e non ve ne pentirete. Grazie davvero.